percezione dello spettatore e come si può lavorare elaborando una specie di scienza degli effetti che tende all'oggettività. Proprio ragionando sulla base anche dell'idea della stimolazione, c'è qualcosa anche di Pavlov dietro, ci sono gli studi psicologici, neurofisiologici dei primi del Novecento. In Meyerkold c'è l'idea proprio di una, e in Eisenstein, un'idea della scienza degli effetti, che il regista dovrebbe possedere, l'attore anche, ma poi ancora di più il regista, una scienza degli effetti, sapere come ottenere un certo effetto, sapere esattamente con quale mezzo, in che modo. Che è poi un'idea, diciamo, antica, esoterica dell'arte, no? Era quella che Gurdjieff, questo grande maestro, in qualche modo legato poi alle vicende teatrali del Novecento, alcune vicende molto interessanti, come sanno appunto coloro che hanno seguito il mio corso nei giorni scorsi sulla drammaturgia dell'attore, chiamava l'arte oggettiva, che è, dice, la grande arte, l'arte della tradizione, quella dimensione oggettiva che invece l'arte moderna ha perso, perché così mette in primo piano la personalità, il narcisismo dell'autore, ecco, e in questo modo in realtà dimentica e perde per strada gran parte della sua efficacia. Tutta un filone di novecentesco di riflessioni teatrali ruota proprio intorno al concetto di, diciamo, almeno sostanzialmente, anche se non usa questa formula, di scienza degli effetti e di ricerca del segno efficace a teatro, del segno efficace, di come si può agire efficacemente, di come il teatro può diventare azione efficace, efficace su chi guarda, sullo spettatore e anche evidentemente ancora prima su chi agisce. Per esempio tutta la problematica di Artaud ruota intorno a questo, soprattutto dal momento in cui incontra il teatro balinese, che gli dimostra che è possibile un teatro completamente diverso da quello psicologico, letterario, occidentale, ovvero, come dire, avanguardistico ma formalistico dei nuovi esponenti, dei nuovi movimenti teatrali. L'idea è proprio di un segno efficace, e nel segno efficace arte e scienza coincidono. Poesia e matematica, diciamo, coincidono, no? Questo Arturo lo dice molto chiaramente proprio commentando il teatro balinese. Bisogna tornare a un teatro in cui poesia e matematica, poesia e scienza siano la stessa cosa, magia e scienza siano la stessa cosa, sono due facce della stessa realtà. La precisione assoluta degli attori danzatori balinesi, capaci però di indurre la trance, di andare in trance, era un po' il simbolo di questo, no? Di questa coincidenza tra matematica e magia, tra scienza e arte. Seconda e ultima domanda. Eu gostaria que o professor De Marinis me dissesse se existe para ele uma diferença essencial entre o trabalho do diretor e o trabalho do encenador. Até que ponto esse trabalho não é o mesmo e até que ponto ele se diferencia? Sì, io ho appunto detto che incentravo il mio intervento su i due principali soggetti creativi, ma non sugli unici, perché in realtà lo spettacolo nasce dalla collaborazione di più artisti e nasce quindi dall'intrecciarsi di più drammaturgie. Sicuramente le due drammaturgie principali nel teatro del Novecento diventano queste due su cui mi sono più soffermato, cioè la drammaturgia dell'attore e la drammaturgia del regista, con la drammaturgia dell'autore a fare, naturalmente come terzo elemento, spesso integrato anch'esso poi nel processo creativo, non più come elemento esterno, no? Basta pensare ai casi, uno è stato rappresentato anche qui, di collaborazione, no? Tra autore e regista. Pensiamo alla collaborazione Mnuchin-Sissus o Brooke-Carrière, no? E naturalmente il discorso per lo scenografo è lo stesso, insomma, è sicuramente una funzione che può essere
assunta, sussunta, diciamo, inglobata anche dal regista, ecco. Ma non può, credo, sparire come tale, perché deve rimanere anche nel teatro più povero e più scarno ed essenziale, deve rimanere come dimensione della creazione teatrale. Può scomparire il ruolo, la persona dello scenografo, può, non è fatto necessario, ma non può scomparire la funzione scenografia, cioè quella dimensione fondamentale della composizione teatrale, che è il suo pensarla nello spazio e per lo spazio, cioè lo spazio come uno dei linguaggi della messa in scena. Questo è fondamentale. Poi è meno interessante, secondo me, che questo linguaggio, che questa dimensione sia detenuta da una figura specifica o sia sussunta da altri, ma che lo spazio sia uno dei linguaggi fondamentali della messa in scena è una delle conquiste, e non un contenitore, no? È una delle conquiste del Novecento, il che fa sì che poi non sia neanche del tutto vero, cioè quello che mi sembrava di sentire ieri, cioè che automaticamente se come teatro, se come spazio si adotta uno spazio tradizionale, lo spettacolo che vi viene fatto è tradizionale. Perché una delle invece acquisizioni delle ricerche contemporanee è proprio quella di riuscire a, come dire, usare in maniera innovativa anche gli spazi tradizionali. Robert Wilson ha dato splendidi esempi, ma anche Victor Garcia, che si citava ieri, di come nel teatro all'italiana si possono dare splendidi esempi di utilizzazione non tradizionale, diciamo non all'italiana, di un teatro all'italiana. Perché talvez eu tenha me expressado mal. Quando... Então você se expressa melhor esta noite. Não, é uma diferença mínima. C'è tempo per le domande, poi nel pomeriggio. C'è tempo stanotte per conversare molto. Vuoi ringraziare al professore di nuovo, ringraziare a partecipanti. Grazie a voi. E, por favor, lembrar-se di fare le domande per scritto. Obrigado.